Eccomi, vediamo. Ah, sei ancora lì? Dai, vieni, va, vediamo un po' come te la cavi, va. Non mi lanciare in nessun senso. Ma che sei pazzo? Ecco, la ragazza ha detto giustamente, vieni, mentre vieni su io spiego. Ha detto una cosa interessante, mi ha detto non mi lanciare nessun sasso. Quando si va in montagna, se per sbaglio uno movimenta un sasso, deve subito avvisare la persona sotto, deve dire sasso! Ecco, quindi c'è questa regola di sicurezza da seguire. Quindi quando per sbaglio si mobilizza un sasso, bisogna gridarlo. Se c'è una scordata sotto lo griderò sasso! Lo grido forte. Qui è bello, potremo sentire gli eco. Adesso andiamo avanti perché siamo arrivati al pezzo clou di questa ferrata. Il pezzo clou di questa ferrata. Che significa il pezzo clou? Il pezzo più forte, più figo. Il pezzo più figo perché siamo arrivati al ponte tibetano. Vieni. Ma sì che t'aspetto, fruttalo. Dai che sennò mi si scarica. Eccola qua Alessia che emerge dal nulla. Olè, è arrivata. Boh, andiamo a vedere dov'è che ricomincia la ferrata. Qua siamo un pezzo senza sicurezza, vabbè, ma siamo sul collegamento. Dov'è il ponte? Il ponte tibetano. Non lo vedo. Andiamo avanti. E di qua vediamo di nuovo il ponte. No, dove fare il collegamento. Papi, ma di che colore è il ponte? Eccolo, lo vedi? Guarda sul ponte tibetano, vedi? Tu lo vedi, io no. Vieni avanti. Vedi? Oh mio Dio. Quindi si andrà su in verticale di qua, si farà quel passaggio sul primo ponte tibetano. Oh mio Dio. Sei pronta ragazza? Sì, tutto verticale. Meno male che è Agganciamoci subito e prepariamoci.